よ落ちてこい、たくさん落ちてこい、落ちた星くず吐き寄せて、中にもらって寝ていたい。おいらは蛍だ、優しい蛍、起きたらこの手も星くずだらけ。みんなみんな子供にくれてやろう。ありの町に、ありの町にくれてil vostro capo. Io sono un funzionario del comune. Suppongo che siete tutti raccoglitori di rifiuti. Qui c'è l'avviso di sfratto. Poi, prima della fine del mese dovete sloggiare, capito? Il capo del villaggio è andato via. Provi domani. Sempre la stessa storia. Voi cenciaioli siete tutti uguali. Non volete mai capire. L'educazione non sapete che cosa sia. Sempre la stessa storia. Ma lo troveremo il modo. Che fa ancora lì quella? Cosa vuole quella lì? Chi lo sa? Vuole vedere il capo. Ah. Signora, è meglio che se ne vada. Non tornerà stasera. Ragazza, non hai paura di sporcarti i vestiti? Perché sogghigni tanto? Va bene, tornerò. Arrivederci. Che donna, solo una sciocca sta fuori a quest'ora. Colonnello. 12 kg in tutto. Non raccogliere solo carta, c'è anche metallo in giro. Cose pesanti non mi va di portarle. Idiota, non sai che un chilo di carta pesa come un chilo di metallo? Accidenti, quella donna mi mette in sospetto. Mi guarda e fa delle smorfie. Donna, dove sta? È strano parecchio quel tipo. Non fa altro che ridere. Scommetti che il nuovo gigello del capo è... Su, vai tu. Ecco che c'è. Piacciono anche a voi queste cose qui? Vedi, questo colore è proprio per te. Ma anche dei fumetti che sono molto divertenti. Ah, allora non so che cosa vi piace.
via di qua. Smetti, lavatemi. Ehi, signorina. Buongiorno. Questi ragazzi non sono mendicanti. Vieni un po' con me. Dove? Tu via, non fare domande. Dove mi porta? Andiamo a vedere il capo. Attenta, guarda dove metti i piedi. Capo, eh? C'è una visita. Ecco, capo. Ah, questa. Ah, lei è quella di ieri sera, eh? Sì. Che vuole precisamente? Ecco, vorrei fare qualcosa per voi. Aiutarvi. Aiutarci? Non ci occorre niente qui. È strano veramente che sia venuta in un posto come questo. Volete sapere quello che ne penso io? È una... come si chiamano? Ah, una poliziotta! Che dice? No, ve lo assicuro, non lo sono. Ecco, io vorrei occuparmi dei ragazzi. Mi lasciate provare? Questa non è una colonia di vagabondi. Non vogliamo né abbiamo bisogno del vostro aiuto. Siamo una società. Come una vera società di formiche. Questo è il villaggio delle formiche, capisce? Noi non sappiamo che cosa farcene della vostra carità. Ha ragione, è una comunità organizzata di raccoglitori di rifiuti. Sì, i quali vivono della propria attività, come gli altri. Esatto, tu hai detto bene. Ha sentito ciò che ha detto il signor Mazzui? Comunque questo non è un posto per una ragazza come lei. Non è un posto per una ragazza come te. Inoltre al villaggio delle formiche, quando il capo dice no, è assolutamente no. Vi supplico, sono disposta a qualsiasi cosa. E vattene, insomma, perché... Non cacciatemi! Insomma, basta! Hai sentito che cosa ha detto il capo? No, prego. Bene, vado al comune. Buona fortuna. Porterò questa relazione all'ufficio lavori pubblici. Stavolta ci voglio proprio riuscire. Ah, è la nostra ultima salvezza. Senti, mm? La conosci quella ragazza? So che quella dà fastidio. Ho un'idea. Eh? Forse quella può esserci utile. Signorina, un momento per favore. Chiama me? Sì, ecco, il villaggio delle formiche sta preparando una festa per Natale. Il mio Natale. Ma Natale non viene solamente per i ricchi. Sì, è vero. Vede, siamo anche noi come gli altri. Abbiamo bisogno di qualcuno che prepari i ragazzi del villaggio. Si sente di provare, crede di farcela, signorina. Oh, sarei proprio felice. Bene. Farò tutto quello che posso, ce la metterò tutta. Già, venga senz'altro, il capo lo sa già, basta il suo permesso. Buongiorno. Grazie, grazie tante. Allora aspetti, quando dovrai cominciare? Hai nascosto quella carta! Sporco imbroglione! Perché vi azzuffate sempre? Piatala! Io non ce l'ho, non provocarmi. Ti stripolerò! Certo, perché tu non imbrogli mai. Gucigliato, ti prego! Sei un porco! Basta, basta, smettetela! Venite, venite! Ora c'è lui, è qua. Ebbene, avete smesso di darvele. Speravo di assistere a un bel combattimento. Io invidio voi due, che vi permettete di giocare senza pensare che stiamo per perdere il nostro villaggio. Ehi, storie, a un cenciaiolo non serve un villaggio. Corsaro, rispettalo. Tu non sai quanto ha fatto il signor Matsui per noi. Ad ogni modo il villaggio delle formiche ragazzi, propone... Ma... Ehi! Ehi, correte al capannone! No, andiamo avanti, andate laggiù. Fuori, fuori! Ma voi che testa avete? L'avete persa? Scusi, perché sgrida i bambini? Se non faccio così, questi mostriciattoli non mi ascoltano. Qua anche voi! Vegiatevi! Ascoltate! Cominciando da oggi, questa signorina viene a insegnarvi delle canzoni. State buoni se non volete che vi rompa la testa!
Ehi, Saigio! Questo tipo ha il cervello a bassa velocità. Guarda sempre le nuvole. Mi chiamo Totoko. Ho il piacere di conoscerti. E questo è Dracula. Un bevaccione. Allora, ti faccio vedere il villaggio, eh? Ehi, ragazzacci, aspettate qui, capito? Questa la chiamano paletta. Come ce la caviamo? Bene. Coraggio. Avanti, vieni con me. Ivetan! Ivetan! Perché ti diverti quando c'è tanto lavoro da fare? È l'ordine del capo e tu bada ai fatti tuoi. Sentite tutti! Siate gentili con questa ragazza. Essa viene qui a occuparsi dei nostri bambini. Capito? Mi chiamo Satoko. Sono lieta di conoscervi. Questa è la signora Manciuria. E quest'altro si chiama Manolessa. Qui c'è gente che ha tempo da perdere. La vecchia Kamatsu, che brontola sempre. Ehi. Ah, eccolo qui. È il colonnello dell'esercito, ci crede tutti i soldati. Molto lieta. Vediamo, questo qui si chiama Risotto. Piacere. È un abile zappatore. E qui è la signora Coniglia. Piacere. C'ha un sacco di figlioli. Là sopra c'è un imbianchino, si chiama Picasso. Ma come raccoglitore di rifiuti non vale nulla. Ehi, guarda laggiù. Il primo si chiama Corsaro. Sperpera il suo denaro puntando sulle corse. L'altro che vedi vicino si chiama Gucci Yasu. È un accanito attaccabrighe. E quello è Jean, il figlio della signora Kamatsu. Va fatto per la musica moderna. Jean, saluta! Non sai che addormenti la gente che lavora? Che ne dici, carina, eh? Guardalo il pappagallo, è già incantato. Minna, minna, cosa. Ehi, Kitty, rispettala un po'. Che me ne importa? Era amica di un americano. Pensa un po' ai fatti tuoi, alle 8. Questo Ivasana ha passato metà della vita in galera, forse anche più. Non me ne vanto, ma credo che la maggior parte di questi tipi siano gelosi. Signorina, qual è il tuo nomignolo? Non ne ho nessuno. Ma sei molto carina. Avanti ora, puoi tornare dai bambini che ti aspettano. E fatti ubbidire, eh? Ehi, ehi, che cosa hai? Fammi vedere! Coraggio, cantate tutti con me. Via! Non impedire il passaggio! Scusatemi! Su, riprendiamo la canzone. È difficile? Potete cantare con me? Proviamo di nuovo. Ancora una volta. Quella ragazza perché insegna quelle storie? Dovrebbe essere un inno. Speriamo. Ma è meraviglioso. State cantando con me. Insieme, di nuovo. Signor Matsui, sto preparando il programma per Natale. Che cosa le sembra? Lei è cristiana? Sì. Peccato. Io i cristiani li odio. Andiamo benissimo, eh? Via, proviamo da capo. Via, 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 sgomberate, levatevi dai piedi. Trovate un altro posto per queste stupidaggini. Non mi spiace. Qui dobbiamo scaricare, passate di là. Andiamo, ragazzi. Possiamo fermarci qua? Qui ingombrate, dovete andare più avanti. Sì, teniamoci qui, qua, qua. Bene, cominciamo. Tutti
insieme. Fermati! Basta! Vieni porco! Che porco! Oh, bestione, al gioco devi starci! Crede di mettere paura. Ah, calma, sì. La vedrà. Eccoci. Guarda questo. È un muro proprio di pietra. Io voglio tornare indietro. Ma perché? Non credi che ci sgrideranno? Sta tranquillo. Questo non è il castello dell'orco. Venite. Andiamo, venite con me. Ecco cosa c'è. Sono stata in un basso quartiere. Se tu sapessi quanta povera gente c'è là. Ho visto bambini affamati, miseria. Il sudiciume e i parassiti sono dappertutto. Sì, è vero, ma tu che cosa ci puoi fare? Non credevo di trovare tanta povertà. Vorrei tanto fare qualcosa per quei poveri ragazzi. Come sarebbe bello portare loro un po' d'affetto. Proprio a quella gente? Sì. Sì, papà. Sento di non poter fare a meno di occuparmi di quelle famiglie abbandonate. Io penso che quello non sia davvero il posto per te. Papà, è stato il Signore a condurmi laggiù. Io vivo qui con voi, in una bella casa. Dormo in un letto caldo, mentre là ci sono bimbi intirizziti dal freddo. Non posso restare indifferente, lo capisci? Mm-hmm. Ci penso da molto. La mia vita è troppo comoda e sento che devo assolutamente aiutarle. Sì, ma credo che non tocchi a te risolvere questo problema, ti pare? Tra poco. Sì, mamma. Ecco, è tutto qui. Mi basta, grazie. Venite, bambini. Venite con me. Satoko comincia a preoccuparmi. Molte volte non riesco a capire cosa passi per la testa di quella benedetta ragazza. Non meravigliartene. Fin da bambina ha sempre pensato un po' a modo suo. È già in terza e non sa scrivere e neanche leggere. Davvero? E come mai? Perché la scuola non mi va. E perché non ti va? Perché mi ridono dietro, mi dicono straccione. Beh, che cosa te ne importa? Se importa, importa molto, tanto che non lo si dimentica più. Se poi ti capita di fare uno sbaglio... Sì, per qualsiasi sbaglio spesso ci picchiano. Per loro siamo dei pezzenti. Dunque è vero. Dicono, per esempio, è un disegno buono per un cenciaiolo come te. Tanto tu non sai niente. Sì, ci offendo. E se manca qualcosa, è sempre noi altri che danno del ladro. Così tutte le colpe sono nostre. Senti anche questa. Se io mi porto a scuola una matita nuova che mi ha comperato mio padre, mi dicono tutti, dove l'hai presa? Ah, sentite, faremo così d'ora in poi. Se vi trattano ancora in quel modo, ditelo a me. Ricordatevi che sarò dalla vostra parte e prenderò le vostre difese. Su ragazzi, mettiamoci a cantare. Venite, anche tu. Sì, andiamo. Coraggio. Lo sapete questo canto, non è vero? Thank you.
sentito? Il padre di quella ragazza è un professore. E lei è cristiana per di più. Cristiana, ma dove andiamo a finire? Ah. Deve essere una scelta di Mazzi. È un tipo strano quello. Bella seccatura quella ragazza. Io ho un figlio, non riesco più a farlo lavorare. È sempre a giocare. Lo so. Maestra, questo è un buon posto. Va bene, fermiamoci qua. Qua. Mamma, con la signorina maestra facciamo il teatro per il Natale. Sì, cara, va bene. Mamma, tu lo sai cos'è il Natale? E perché dovrebbe saperlo? Non è mica cristiana lei. Io lo so che cos'è. Ma sì, la nascita di Gesù. Una commedia dei cristiani. Dovresti vergognarti. La 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 la. Ah, sicuro, Kitty aveva certi amici e poi che guadagni faceva. Pianta, la vecchia. Ehi, che cosa c'è? Dammi la mano. Avanti, dammela. Fa male, eh? Sì che fa male, ammettilo. Su, avanti, stupida. Di che ti fa male. Piangi. Su, piangi. Meglio dire che ti fa male. Perché non lo dici ancora? Ti decidi? Piangi su! Basta! Piangi, ti dico! Piantala! Cretino! Inna minna kudamani crepe aro arino mattini. Pagano! Arino mattini. Zitta, sono ragazzate di nessuna importanza. Ah, domani c'è una gran corsa. Papà! Il capo farà la parte di Babbo Natale, sua moglie farà la parte della Madonna. Ascoltatemi tutti, voglio che facciate quello che vi dice la signorina, capito? Seijo, tu sarai un pastore, ricordalo. Ehi, capo. Ehi? Buffonate di questo genere non ne ho mai fatte. Sta zitto e prendi il costume. Non ci sarebbe una parte nella quale c'è da scolare qualche bicchierotto? Il Natale è una cosa seria. Me ne dispiace proprio. Kitty, è vero che fai la parte dell'angelo con la moglie del corsaro? Sì, non ti sembra abbastanza adatta? Già, ma questo non sono io a dirtelo. Sentite, non dovete preoccuparvi. Vi basti sapere che questa è la storia di una nascita di 2000 anni fa. Voi dovete soltanto vestire da pastori e procedere lentamente quando i bambini si mettono a cantare. Siamo tutti d'accordo? Beh, se è per così poco. Ah, questo è il costume del moro. Maestro, il programma. Buonasera, padre. Buonasera, padre Zeno. Buonasera a tutti, come va? Ah, buonasera. Vedo che vi preparate al Natale, è una cosa veramente bella. La madre di Gesù vi benedirà, ne sono sicuro. Padre, abbiamo una buona aiutante, è cristiana e gliela voglio presentare. Satoko. Oh, davvero? Lieto di vederla. Onorata. È amico di noi, povera gente, viene spesso a trovarci. Signorina, dunque lei è cristiana cattolica? Ed è stata battezzata? Sì, il mio nome di battesimo è Maria Elisabetta. Eh? Dunque è anche cattolica? Sì. Sono molto contento di saperlo. Oh, lei è Maria. Santa Claus? Si comincia? Ah, già, certo. Avanti gli altri!
Merry Christmas! Alla salute. Non mi aspettavo davvero che faceste il Natale. Scusami, voglio presentarti il signor Kimura del comune e Shimada dei lavori pubblici. Piacere. È la mia qualifica. Ecco, siamo contenti che siate qui stasera. Grazie. Vedete, nel villaggio delle formiche ci sono persone rispettabili. Questo villaggio ospita uomini, donne e bambini che osservano le leggi dello Stato e temono Dio. Sì, straordinario davvero. Non si possono proprio cacciare di qua. Già, ma la condotta del comune non è cambiata per niente. Via, senza complimenti, vuole? Almeno un altro bicchiere, non fa male. Ma come, vanno già via, lo spettacolo comincia adesso. Grazie, signore. Signore, tornino presto. Allora il comune vi sfratta. Ah, non cambieranno certo parere. Buon Natale. Ah, padre. Signor maestro, è uno splendido Natale. Sono tanto, tanto felice per voi. Gesù è nato 2000 anni fa e fu adorato da umili e poveri pastori in un luogo come questo. Il Natale che si fa in questo villaggio è proprio come il Natale di allora. Signorina! Signorina, un momento per favore. Questa è Satoko. Piacere. Buonasera. Però il suo nome è Cristiano e Maria. L'ho saputo oggi. Ah, Maria. Del villaggio delle formiche. Sì, qualcosa di simile. Venga. E così, signorina. Ferma. Tanta pubblicità. Che ne dici? Guarda il giornale. Questo deve migliorare la nostra situazione attuale. Senti, Matsui, che ne facciamo di Satoko? Natale è passato, non ha più motivo di restare qui. Lascia che me ne occupi io per adesso. Questa pubblicità su Maria ci conviene. Capo, fuori qua. Che? I poliziotti vogliono te. Perché? Ma vogliono farti qualche domanda, pare. Ci penso io. Maestro, se c'è qualche difficoltà, portali qui. Sì. Ma la lettera. Fa un po' di te. Signore, qualcosa che non va proprio così. Quelli hanno intenzione di buttarci fuori. Secondo me cercano il corsaro. Il corsaro? Dov'è ora? È sparito il furfante. E mi doveva anche del denaro. Chissà dove sarà andato mai a cacciarsi, quel brutto lazzarone. Per voi qui è stata fatta una buona pubblicità in questi giorni. Eh sì. È un bel guaio. Già, è un bel guaio. A più tardi. Arrivederla. Adesso ricopio per Benino le lettere della spaghetti. Sì. Sì? A, B, C. Molti e molti anni fa, in una terra lontana, viveva una bella principessa. Ti piace? Sì. Ora leggi tu. H. Maestra, sì. Come si legge qui? Di un re molto ricco e potente che governava i suoi sudditi. Maestro, maestro! Mio marito sa dov'è. Io lo so. Ah, lo sai? Vieni dentro. Dove si trova? All'isola di Tsuki. Di Tsuki? Mi dico, che devo fare? Dimmi, tu vuoi bene a tuo marito? Sì, mi creda. Proprio così, eh? Ami un uomo che ruba. È così. Non ha rubato soltanto 3 bottiglie di latte, ma ne ha rubate 3.000. Toshi, sai che ciò è grave. La situazione è delicata. Se è proprio vero che ami tuo marito, faresti bene a preparare le valigie e andartene.
Se il corsaro dovesse tornare qui, saremmo tutti rovinati, tu capisci, vero? È mia figlia. Ci occuperemo noi di tua figlia. Ora va. Sì. Non posso riproverare il corsaro perché si mette a rubare. Il 20% che ci trattengono per il villaggio non è troppo? No. Il capo lo risparmia per noi. Lui non si tiene un centesimo del nostro sporco denaro. Salute. Ciao. Arrivederci. Ehi. Nelle giornate cattive non ci resta denaro neanche per un bicchiere di vino o un sorso di birra. Cosa ne faremo di quel denaro quando saremo morti se ora non lo spendiamo per bere e mangiare? Dico bene. Ehi, vi sembra una cosa bella farsi trovare con le mani nel sacco, eh? Se non cercherete il lusso non soffrirete la fame. So, andate avanti col vostro lavoro. Non la trovi più. Senti, quanto tempo credi di rimanere qui? Ma perché? Vuoi vedermi in galera? Lo sai che adesso non posso tornare. Prima deve passare la burrasca. Tieni. Ho sentito che alcuni mormorano e si lamentano perché li costringo a risparmiare denaro. Eh? Non guardare me, io non c'entro. Io odio e disprezzo la viltà. Hai ragione. Questi fannulloni non fanno altro che lagnarsi di tutto. Vergogna. Lo sapete, non trattengo queste quote per me, ma soltanto per voi. Già, il capo ha proprio ragione. Vi assicuro che il villaggio delle formiche diventerà un posto piacevole. Ecco il mio progetto. In quel posto verranno i bagni per tutti. E in quell'altro una grande sala da pranzo. E poi faremo la scuola. È una meraviglia. Lo possiamo fare, ma dobbiamo lavorare tutti. Guarda. Che? Dobbiamo lavorarci noi? Certo, cosa credi? Vuoi che facciamo venire un'impresa? Se ci mettiamo insieme possiamo farlo noi. Per me va bene. Sicuro. E tu che ne dici? Perché ingombrate dappertutto? Ogni cosa al suo posto. O starete qui a lavorare tutta la notte. E tu perché stai lì a comandare? Lavora! Pianta la questione! Vi porterò tutti davanti alla corte marziale. Attenzione, un bambino a grigio. Attento là, attento a destra. Capo, senti, non ti pare sia troppo alto il piano di sopra? Quella sarà l'aula scolastica dei nostri ragazzi. Ah, ma scommetto che il comune non saprà apprezzare la cosa. È il minimo che si può fare per la signorina Satoko. Lei si incarica dei nostri bambini dalla mattina alla sera. È proprio una gran brava ragazza. Abbastanza. Picasso, lavori come una donna! Vai, scorri! Muoviti la svelta! Avanti! Sono tornato. Chi comanda qui? Lei forse? Noi siamo funzionari del comune. Sei tu allora il responsabile? Con quale autorizzazione state costruendo un edificio così grande? Se vi interessa tanto, domandatelo al nostro capo. Sono in gamba per essere dilettanti. Sono soldati e obbediscono. Ma chi è il responsabile? Dove si nasconde il vostro capo? Quello mi pare importante. Un pezzo grosso. Forse siamo alla fine. Lo dicevo io, quell'edificio ci darà noie. Già li aspettavo. Ivan, l'hai preparata la... Certo. Ma di che parli? Maestro Di, sei d'accordo? Per forza. Ivan, muoviti. Ah, ho capito cosa volete. Ecco. Sì. Vai, brigati, Ivan. Sì. Ehi, maestro. Vedrai che funzionerà. Ecco, quello è il capo. Qui non si possono costruire edifici stabili. È da sciocchi fabbricare senza il permesso del comune. Demolitelo. E subito anche. Questo non è un edificio qualsiasi. È una costruzione del tutto speciale. La chiesa di questo villaggio. Chiesa? Già. Guardi. Guardi fuori. Osservi bene.
Il comune ha dato il nulla osta a padre Zeno. Tieni. Maestra, porti la mia matita, per piacere. Sì, cara. Le serve qualcosa? No, niente. Beh, è quasi mezzogiorno. C'è qualcuno che vuole chiedere altre spiegazioni? Maestra, va bene così? Maestra? È qui che rispondo. Descrivi una montagna e poi una pianura. Io non le ho mai viste. Maestra, qui c'è scritto: che cosa pensi quando guardi l'oceano? Che scrivo? Te lo dirò. Maestra, ma com'è? Il mare? È grande. Spesso d'estate appare proprio un tappeto tutto azzurro. Dalla cima delle montagne, tutta la fascia di spiaggia che corre lunghissima tra la terra e il mare appare bianca. Quando uno la vede, crede d'avere l'ali di un angelo e di volare come un uccello. Lei, maestra, la spiaggia l'ha vista davvero? Noi non sappiamo com'è l'oceano. E chi l'ha mai vista? Iana, ma pure io. Nemmeno io. Ma basta inventare qualcosa. No, non basta. Prima dovete andare là e poi descrivere tutto quello che avete visto. Come possiamo andarci? Un viaggio come quello costa troppo. E i soldi chi ce li dà? Vorrei che vedessero solo come sono fatti il mare e la montagna. Continui. Se facessero almeno un viaggio da Conè, tutte queste cose le potrebbero vedere. È un bel progetto, ma è impossibile. Costerebbe almeno 10.000 yen. Dove lo prendiamo tanto denaro? Lo prendiamo a prestito o lo rubiamo? O forse lei intende favorirci della sua carità? Mi dica. Sì. Un bel sogno, ma irrealizzabile. Non è vero. Signorina, non accettiamo la sua carità. Maestra, il rosso va bene? Sì. Metti poco colore, sai? Bene. Per piacere, mi porti quello stampo? Sì. Maestra, le piace così? Guardi anche da me. Va a raccogliere anche lei. Non ha mai provato quella là. Che sciocca, è impossibile che si adatti a un tale lavoro. Guarda quelle carrette, le sta pure verniciando. Ma certo, crede che i rifiuti siano rose profumate. Mamma, non ti preoccupare. Ho la licenza, sai, guarda. Oh, Dio mio, la licenza dei raccoglitori di rifiuti. Piace quella Satoko, non è vero? Maria del villaggio delle formiche, bella, eh? Ma non farei neanche un passo con quella. Tu non sei fatto per lei. Lei è una ragazza ricca che gioca a fare la povera cenciaiola. Ma te ne accorgerai da solo. Ti stancherà presto di te, vedrai.
galante con lei. Questo non vale proprio una cicca. Beh, certo. Un panificio mi ha dato tutto il carico. Io credevo che la stagnola avesse un buon prezzo. Già, ciò dimostra che sei dilettante. Senza questa stagnola, sul mercato sarebbe una carta giapponese di prima qualità molto apprezzata e ricercata. Ma così com'è non vale proprio niente. E se noi stacchiamo la stagnola? Una carta per volta? Ci vorrebbe troppo tempo per levare tutta quella stagnola e il costo del lavoro sarebbe superiore alla resa. Cosa ti aspetti da una recluta? Signorina Satoko, vorrei sapere come va il suo progetto. Ecco, io... Piuttosto male, vedo. È crudele far sognare i ragazzi e poi frantumare i loro sogni. Quella stupida, farebbe meglio a stare a casa sua. A me non piace, sai, perché mai si ostina in cose che non sa. Cosa vuoi che imparino i ragazzi andando a passeggio? So, prendi questo. Da quando va con lei, il mio bambino non ha più tempo di ubbidirmi. Perché sei ancora qua? Ho trovato un modo perfetto, guarda. Oh. Così ogni pezzo? Sì. Quanti ce n'è. Posso fare anch'io qualcosa? Dire che ti sei messa a staccarla per davvero ogni pezzo con le mani? Già. Io so, pagala come si merita. L'hai fatta passare tutta in acqua, eh? Sì, non avrei potuto fare altrimenti. È un errore, ridotta così di valore non ne ha. Aiutala, che pretendi, non poteva far meglio. Capisco, sai, che sei molto indulgente quando è un affare che riguarda la signorina. Mi basterebbe un prezzo normale, i favori non li voglio. Secondo me non vale più di 300 yen. Ma così poco vale? Un po' poco, eh? È carta sciupata. Signorina, venga. Sì? È arrivata sua madre. Mia madre? Eccola. Cosa c'è? Qualcosa di nuovo? Mi ha detto tuo padre una cosa che forse ti può interessare. Barattoli come questi non ti servirebbero? Credo di sì. Scatole di questo genere possono avere un valore discreto. Di queste scatole a Yamada, presso la fabbrica, puoi trovarne tante. Sì, davvero? Da dove si passa? A 3 chilometri, sempre diritto. È quello che ci vuole. Ti ringrazio. Ah, Satoko. Attenta, casomai ti prendesse qualche malessere. Curati subito e faccelo sapere. Sì. Prendi questo e dividilo con gli altri. Grazie tante. Keiko! Keiko, vieni con me. Andiamo tutti. I tre
paese non troverei tutta questa roba. La Tasmania perché è novizia, no? Che ne dici? Sì, con queste c'è guadagno. Ma non sa, questa è solamente una parte del carico. Quanto può valere soltanto questa metà? Ma calcolando com'è, puoi avere circa 3.000 yen. Solo per questa metà. Quanto? 3.000? Uh-huh. Oh, maestra, allora ci andremo davvero da con lei. Certo, sei contento. Sì. Preparatevi. Andremo a vedere il mare. Ci andremo davvero, signorina? Certo. Ce l'ha promesso, davvero? Il mare, sì. Evviva, andremo a vedere il mare. Eh sì, maestro, è straordinaria. Sta realizzando il sogno dei nostri bambini. È una ragazza che ci voleva. È proprio decisa. Ha fatto un miracolo al villaggio delle formiche. Miracolo, sì. Capo, maestro, grazie. Adesso finalmente potremo andare ad Akoni. Grazie a te, Satoko. È stato un lavoro eccellente. Questa volta devo farle i miei complimenti. Maestro. Yasuko, c'è stata anche lei. Ah. Ma com'è un posto incantevole. Abbiamo visto per la prima volta le montagne e il mare. Sembrava che fossimo in un paese straniero. Che bello se ci fossero stati anche mio padre e mia madre. E allora è proprio così bello a Akoni. Uh-huh. Signorina, grazie. Bello, Sfortunato che non ci va. E tu perché non ci vai? Provaci. Sono verde. Hai visto là il lago di Akoni? Picasso? Meglio del mio. Ciò fa vedere che le sue idee erano giuste. Sono bravi anche i nostri ragazzi. Sì, quello che ci occorreva era l'occasione, certamente.
Beh, Aconè non è poi una gran cosa. Quando ero piccola a Nico sono andata anch'io. Oh, in tutto il mondo non c'è un posto che sia migliore. Vecchia, non hai altro da fare. Ma, guarda chi si vede! Toshi! Toshi è tornata! Toshi è tornata! Guarda chi c'è! Guarda, guarda! Corri! Mammina! Yasuko, Toshi sei qua. Su, su, avanti. E tuo marito dove sta? Siamo tutti tanto preoccupati per voi due. Scusate. Mi dispiace d'avervi dato tanto fastidio. Vogliate dimenticarmi? Hai divorziato dal corsaro? No. Stamane... Sì, stamane è andato lui stesso a costituirsi. Che hai detto? E chi l'ha obbligato? E sei contenta? Non conosci il corsaro? Lui è amico degli sbirri. La tua bambina è stata in buone mani. La signorina Satoko ha custodito molto bene la piccola Yasuko. Signorina, grazie. No, no, grazie. No, non è niente. Yasuko si è fatta una pittrice eccellente. Yasuko, mostrale i disegni, cara. Mamma, guarda. È più brava di Picasso. Leggendo sul giornale circa l'attività della signorina Satoko, sono rimasto molto impressionato. Tuttavia, benché simpatizzi per lei, la legge è legge. E la legge dice che la vostra permanenza su quel terreno è illegale, capito? Illegale, dice. Appunto. Il comune non permette di restare là. Se voi vagabondi rifiutate di andare via, noi saremo costretti a usare la forza. Siamo dolenti di non trovare una migliore soluzione. Gli abitanti del villaggio non sono dei vagabondi. Noi tutti abbiamo la licenza del comune per fare i raccoglitori di rifiuti. Però vede... Non abbiamo un terreno. Per questo siamo lì. Pare che il corsaro si sia consegnato alla giustizia per non rovinare il villaggio dopo aver letto, tempo fa, un giornale. Quel giornale che parlava di Maria del villaggio delle formiche. Quindi, quella stanza là è per favorire la signorina Satoko, ecco. Ma tu vuoi i nostri pochi risparmi, allora? No, ognuno se li tenga. Quello che dico ora... E che tutti dovremmo essere più riconoscenti alla signorina Satoko. Capito, là? Sì, sì, hai ragione. La domenica andremo tutti alla chiesa di San Francesco. In chiesa andremo tutti con lei, no? Ma cosa stai dicendo? Ad una chiesa cristiana? Ah. Non sono mica matta, la mia famiglia è stata sempre buddista e lo sono anch'io. Zitta. Sono tua madre. Chi credi di essere? Gian è innamorato. Gli piace solo la bella maestrina, non la chiesa di San Francesco. Povera gioventù, speriamo che Buddha non l'abbia sentita. Signorina maestra, non mi riescono le bolle. Come mai? È facile. Che gliene fa? Signorina. Sì? C'è qui un giornalista. Con permesso. Vedo che nel villaggio lei si sta occupando di questi ragazzi. Quali le sue impressioni? La chiamano Maria del villaggio delle formiche. Maria, veramente, è il mio nome cristiano che mi sono scelta col battesimo. Già, la sua dedizione è un esempio per il popolo giapponese. Grazie a lei il villaggio delle formiche è diventato famoso anche all'estero. Ma anche Maria del villaggio delle formiche è famosa. Ah, finito, per favore, torno al mio lavoro. Bambini, allora come va? Ci siete riusciti? Sì, maestro, arrivederci. Va già via. Eh sì, ho altro da fare. Grazie. A più tardi. Arrivederla presto. Arrivederla. Signorina. Eccomi. Maestra. Maestro, mi ha chiamato. Ho fatto qualcosa che non dovevo. Vede, lei è stata molto scortese con quel giornalista. Lei si dà importanza a modo suo. La mia impressione è proprio questa. Che sta dicendo mai? Signorina, senta, sa perché ho taciuto fino a questo momento? Si sieda.
A lei tocca la parte di Maria, io penso. Lei è l'attrice che fa la parte di Maria del villaggio delle formiche a nostro vantaggio. Io un'attrice? Già. Per questo lei si dà importanza. Mi spiego? Un'attrice deve fare come le viene detto. Deve fare ciò che dice il copione e il regista. Così sono l'attrice del villaggio. E il signor Mazzo è forse l'autore ed anche il regista del dramma. Sfortunatamente no. Purtroppo sono diventato anch'io uno degli attori di questo dramma. Sono disposta, anche se mi costa caro, ad accettare volentieri la parte di Maria del villaggio delle formiche, se tale parte farà piacere al mio Dio. Signorina, che succede? Satoko! Chiamo il medico. Torno subito. Mamma, Satoko, non devi lavorare così. Rovinerà la sua salute, no? Devi riguardarti, cara. Piano, fate piano. Ecco cosa mi hanno dato. Anche questo. Bravi, siete stati bravi. Ora andate. Su, andate. Signorina, c'è una lettera per lei che viene dall'Europa. Posso? Un detenuto strano. Ma... un detenuto straniero, guarda. Conosce un detenuto? Ehi, leggila. Sì. Oh, grazie. Io sono un ex raccoglitore di rifiuti e sono stato condannato a morte per un delitto che non ho commesso. Se la mia morte potesse aiutare il mondo, sarei contento di subire la pena vergognosa che mi è stata inflitta. Passavo la maggior parte del mio tempo leggendo giornali. In passato ero anche preoccupato per la triste situazione del mondo. I giornali sono pieni di omicidi, di truffe e di corruzione. Mi domando cosa succederà nel mondo dopo che sarò giustiziato. Se tutti i valori morali continueranno ad essere calpestati in un modo così inumano e brutale. Poi ho letto di Maria, del villaggio delle formiche, di codesta ragazza straordinaria. Essa si è dedicata senza risparmio e con sacrificio al bene degli altri, e solo degli altri. Quando ho appreso che nel mondo di oggi ci sono donne come Maria, mi si è allargato il cuore alla speranza. Quando morirò, io lascerò questa vita senza odio e senza rimpianto. Maria ha reso più sereni i miei ultimi giorni. Cosa c'è? Ad ogni modo, legga la lettera. Ma noi riteniamo che basterà quello che si è fatto finora. Ma scusi, guardi questa copia. Maestro, novità? Sì, un detenuto europeo ha scritto alla nostra Maria. Europeo, detenuto. Proprio così. La lettera non è di interesse privato. La signorina Satoko sta scrivendo delle petizioni per ottenere la grazia a quel povero condannato a morte. E credo che sia necessario che anche il vostro giornale se ne interessi.
Signorina, questa va in Francia? In Francia va quella lì. Francia? Ragazzi, va lontano questa. E potremo salvare il prigioniero con questa lettera? Sì, perciò scriviamo le petizioni, no? Ah, mi viene un'idea. Dilla. Se credete, facciamo una colletta. Là è una buona idea. Allora andremo in giro con in spalla una cassetta. Perché no? Io non me la sento. Lo dico anch'io. Se noi lavorassimo tutti un po' di più, potremmo mandare al nostro amico prigioniero un bellissimo regalo. Io ci sto. Anch'io. Sì, sulla mano si accetta. Io! Vieni, dai! C'è anche questa roba. Sto bene. Prendi anche questo pezzo di corda. Satoko! Lascia. Ora lo tiro io. Lascia fare a me. Non importa. Sto bene. Non essere testarda. Sei molto stanca. Sei buona. Smettila, non esagerare. Allora, andiamo? Su, forza! Giusti, fermati! La signorina Satoko sta male! Chissà cosa avrà! Per te. Quando ci sentiamo soli, cantiamo le canzoni che ci hai insegnato. Fa presto a tornare al villaggio delle formiche, così potremo ancora andare in qualche bel posto. Stiamo tutti aspettando il tuo ritorno. Tua madre mi ha detto che tu... che vuoi tornare a Tokyo subito. È ancora troppo presto, non ti pare? Sto bene. Mi sento del tutto guarita ormai. L'aria di montagna ti ha fatto proprio bene? Non posso rimanere qui. Devo tornare a Tokyo subito. Proprio oggi ho letto sul giornale che demoliscono le capanne vicino al villaggio delle formiche. Anche se torni presto non puoi occupartene. Può darsi che non possa fare niente tornando là. Ma lo desidero. Voglio vivere nel villaggio delle formiche con i miei amici. Tu vivere nel villaggio delle formiche? Non ti piace? Non è che... Gentile signorina Satoko, spero venga presto il giorno in cui possa tornare al villaggio delle formiche. Il progetto che accludo è un mio sogno, il paradiso che io penso per un raccoglitore di rifiuti. Spero divenga una realtà. Voglio fare del villaggio una comunità ideale. Abbia cura della sua salute. Il maestro Marco. Papà. La tua Satoko appartiene corpo e anima al villaggio delle formiche e non può pensare di lasciarlo. Mi comprendi? A dire la verità, mi fai sentire molto solo. Ma, nello stesso tempo, sono orgoglioso di avere una figlia come te.
sono appena arrivata. Temevamo che non tornasse. Oh. Maestra, questa è la nostra nuova signorina. Bentornata. Io sono l'insegnante Nomura Keiko. Sto continuando il lavoro che lei ha cominciato nel nostro villaggio. Mi dispiace tanto di essermi ammalata. Devo averle causato parecchio incomodo, vero? Ma no. Adesso, vede, mi sono già abituata, quindi non voglia disturbarsi. Prenda piuttosto ancora un po' di riposo. Arrivederla, signorina. Su, ragazzi. È ora di andare a fare il bagno. Andiamo. Maestra, guardi che bel voto. Brava. Andiamo, Yasuko. Adesso devo andare con gli altri. Signorina. Oh, signor Matsui, sono lieta di rivederla. Ma come, è già uscita? Sì. Maestro. Perché è uscita? Signorina, lei è stata molto imprudente. Non è ancora guarita. Non è vero. Ora sto bene. Lo sa che il villaggio delle formiche può andare avanti benissimo senza di lei? Eh? Sì, vede, c'è la signorina Nomura che si occupa dei ragazzi adesso. Ha intenzione di sposare uno del villaggio e di restare. Perciò possiamo andare avanti bene lo stesso. Sì, avanti. Oh, signorina, è bentornata. Yasuko è tanto felice. Sta bene ora? Oh, ne sono davvero tanto lieta. Senti, davvero. Toshi, questo è un colloquio privato, puoi andartene. Chiedo scusa, arrivederci. Ascolti, sento di appartenere al villaggio. Signor Matsui, lasci che io rimanga. Senta, per favore, voglio anch'io vivere qui con voi. Vorrei stare qua, rimanerci per tutta la vita. Signorina, la parte di Maria del villaggio delle formiche non serve più. Un'attrice, quando cala il sipario dopo un saluto elegante, deve lasciare subito il palco. Che cosa vuoi, Sakamoto? Ah, scusi, che cosa è successo in comune? La gente vuol saperlo. Un momento, fra poco sono da voi. Bene, scusi. Signorina, lei non è guarita completamente. Farebbe meglio a tornare al sanatorio. Ho capito. Lei crede, signor Matsui, che io debba morire. Non è vero. Non mi cacci via. Finché non avrò compiuto il mio lavoro non potrò morire. Vedrà, signor Matsui. Il villaggio delle formiche diventerà come nel suo sogno. Voglio scusarmi. Perché l'hai mandata via, maestro? Potevi almeno domandare il mio parere. Sei stato tu a volerla qui in principio, non ti ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma adesso una grave crisi incombe sul villaggio. Se ora noi permettessimo il suo ritorno qui, sarebbe solamente un peso di più. La cosa migliore
sarebbe quella di farla tornare in sanatorio. Quel che dici pare ragionevole. Ma pensa a cosa avrà sofferto quella ragazza ad essere respinta. Credimi, ormai è necessario calare il sipario su Maria. Sipario? Mm-hmm. Che cosa intendi dire? Cosa c'è? Maestro! Non è tempo di scuola adesso. Via, via. Dov'è la signorina Satoko? Perché l'hai mandata via? Perché non poteva rimanere qui. Noi la vogliamo. Noi la vogliamo. Maestro, falla tornare. Pronto? Sì, sì, sono io. Ah, lei è il padre della signorina Satoko. Come? Quando? Veniamo subito, certo. Come sta, dottore? Dottore, dottore, come sta? Sta tossendo ancora e le ha ripreso l'emotisi. Crede che dovremo portarla all'ospedale, dottore? Penso di sì. Signor Kitahara, mi senta. Se dovesse morire, non può morire al villaggio. La porterebbe al villaggio, Satoko. Sì. Appartiene al villaggio, vostra figlia. È una parte di noi. Credo che vorrebbe così anch'essa. Tutti l'aspettano. La prego. Maestra. Satoko. Perché sei tornata? Qui starai ancora peggio. E indietro, state indietro. State piano. Sono i poliziotti. I poliziotti? Lasciali stare. Avanti. Forza, avanti. Avanti. Stai indietro. Via i ragazzini. Via, indietro. Via, via. Via. O fai il giro. No, 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 non di là, meglio dall'altra parte. Ci portano qui anche una malata. Come se non ne avessimo abbastanza di fastidi. Già, una ricca, che cosa può insegnare ai ragazzi? Voi due non capite un corno, c'è da vergognarsi. Un momento. La polizia ha dato alle fiamme una parte del villaggio vicino. Quelli erano vagabondi, noi non siamo così. Calmatevi. Le cose non sono così tragiche come può sembrare. Il comune è disposto a cederci il terreno in altra parte della città. Purtroppo occorre molto denaro. Bisogna pagare subito 50 milioni. 50 milioni? È un sacco di soldi. Certo, con i nostri pochi risparmi non arriviamo a tanti milioni. E allora il maestro va in giro e si dà da fare per trovare un prestito. Quindi non perdete la speranza. Rimanete qui e vedrete.
Non ho potuto avere nessuna garanzia. La somma è troppo alta, tutti esitavano. Andrò al comune per trattare. Se non otteniamo, ella ne morirà. Un momento. Proponiamole lo sciopero della fame. Ma questo è insensato. Se lei lo facesse, andrebbe bene al villaggio. Ma mi sono macchiato di molte, molte cattiverie nel passato, Matsui. Ma una cosa come questa non l'ho mai fatta e non la farò mai. Ora bisogna giocare il tutto per tutto, eh? Buongiorno, capo. Come va la signorina Satoko? La vedrei se è permesso. Bene, bravi ragazzi, ora potete andare. Devo parlare con la signorina Satoko. Yasuko, vai anche tu, su. E tu? Padre Zeno. Oh, signorina, come va la sua salute? A giorni vogliamo vederla in piedi. Grazie tanto, padre. Maestro, la richiesta al comune è stata accettata. Ci vogliono sfrattare. La cosa è grave. Sono certa che mi ascolteranno. Vado io da loro. Lei non può. Non ce la farebbe. Oh, vi prego. Sì, portatemi. Satoko, andrò di nuovo in comune. Deve vivere finché non torno. Me lo promette. Maestro. Porta i componimenti dei bambini a quelli del comune e li legga. Prenda. E lo porti con sé, al posto mio. Con questo rosario che le consegno, io le consegno anche la vita che Dio mi ha donato a vantaggio degli altri. Non morirò finché non torna. Ricordi cosa dice il Vangelo della nostra vita? In verità, se il chicco di grano, cadendo in terra, non muore, rimane solo e non porta frutto. Se invece marcisce in terra e muore, porterà abbondanti frutti. Non sono in ordine e non sono stati scritti per esserle presentati. Parlano della vita dei bambini del villaggio. I bambini del villaggio delle formiche sono i figli dei cenciaioli. La signorina Satoko ci ha insegnato a leggere e a scrivere. Perché deve essere bruciato il villaggio delle formiche? Non vogliamo delle comodità. Soltanto vogliamo vivere insieme felicemente. Non chiediamo molto, ma solo un'occasione per far vedere che siamo bravi cittadini, disposti a vivere onestamente nel nostro piccolo villaggio. No.
sempre vince il più forte, non è vero? Hai il coraggio di giocare a scacchi anche adesso che stiamo per essere cacciati? Ha dato fuoco ad altre case vicine! Fra poco toccherà anche a noi. Andiamo male, il maestro non si fa ancora vedere. Non sarà facile trovare subito 50 milioni uno sopra l'altro. Non preoccuparti, Maria del villaggio delle formiche sta pregando per noi. Stupido. Sta pregando per il villaggio delle formiche, non per te. Dici che prega per il villaggio, eh? Lo sapete che quella ragazza sta giocando la sua vita per salvare questo posto. La mia famiglia è sempre stata di religione buddista. Non voglio avere a che fare con quella Maria. Abbiamo vinto. Il villaggio è salvo. Evviva! Evviva! Ehi! Sentite tutti! Sentite! 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 Abbiamo vinto! Dite che abbiamo vinto! Bravo! Ascoltatemi! La richiesta è stata accettata. In seguito ve ne parlerò. Sei grande, maestro! Bravo! Signor Maxwell, che hai detto a quelli? È salvo il villaggio? Sì, è salvo. Com'è andata? Ce l'abbiamo fatta. La richiesta è stata accettata. È così. Signorina, la richiesta l'hanno accettata. Per il denaro come farete? Abbiamo tutto concordato, come avevamo chiesto. Vogliono 10 milioni di yen. E inoltre pagabili in 5 anni. Satoko, sei contenta? È una cosa meravigliosa, incredibile. Sì, il nostro villaggio è salvo. Dio ci ha aiutato. Grazie anche a te. Il comune ci ha fatto una grande concessione. Maestro, allora va tutto bene? Sì. Signorina, deve affrettarsi a guarire. Ora dobbiamo costruire un villaggio delle formiche tutto nuovo. Dovrebbe vedere che progetto. Ci sarà anche lei, eh? Staremo tutti insieme.
Se potessi. Oh, che sogni. Signorina Satoko. Signorina, finora confesso, mi sono servito di lei nell'interesse del villaggio per salvarlo. Oh. Lo sapevo. Ma ora, ora io devo chiederle perdono. Perdono. Lo sapevo. Muoio. Contenta. Addio. Non ci abbandoni. Signorina maestra. Signorina. Oh, signorina. Signorina. Sono cristiana. Quella ragazza però... Sì, signorina Kitahara Satoko, di anni 23. Figlia del professore Kitahara. Chiamata Maria del villaggio delle formiche. Morta stasera alle 8:10 nella chiesetta del villaggio.